Due settimane di full immersion per la Liberi nel Vento, che ha per così dire completato l'opera domenica 11 luglio con la regata nazionale velica 2.4 MR Gullman Cup, trofeo Sandro Ricci, trofeo Rotary Club Fermo, Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli. Una manifestazione confortata da condizioni meteo ideali, con una ventilazione tutt'altro che trascurabile il sabato e con brezze il giorno successivo, che hanno comunque permesso al comitato di regata di effettuare tutte e cinque le prove in programma. 30 gli equipaggi al via con la partecipazione di atleti svizzeri e della nazionale paralimpica austriaca. Nadia Meroni è consigliera nazionale della Federazione Italiana Vela. Prima volta in questa base nautica della Liberi nel Vento. Inevitabile chiedergli un'impressione di massima su questa società che è molto molto attiva nell'organizzazione, come vediamo anche alle sue spalle. Sì, infatti sono molto contenta di essere venuta a Porto San Giorgio, perché ho trovato una bella accoglienza, poi una buona organizzazione, soprattutto una grande energia e una voglia di fare che continua, è un fatto consolidato e sta continuando a crescere, quindi auguro a tutti di proseguire su questa strada e chissà di ritornare presto. Lei ha utilizzato una parola, entusiasmo, no? E con il coinvolgimento di Daniele Malavolta e dei suoi collaboratori, forse questa è la parola d'ordine. Certo, è l'anima, devo dire che è l'anima portante di questo progetto, lui insieme evidentemente agli altri collaboratori e anche chi ha iniziato con lui e prima di lui, quindi direi di sì. Un grosso ringraziamento per il lavoro che fa lui e fa tutta la squadra. Brevemente, questo comparto che importanza ha per la vostra federazione? Ha sicuramente un'importanza fondamentale, tant'è che ormai sono già 2 anni che anche la vela paralimpica è stata coinvolta e ha la stessa pari dignità di tutte le altre classi, di tutte le altre categorie. Infatti anche quest'anno ai campionati italiani delle classi olimpiche, che si svolgeranno a fine settembre a Malcesine, saremo tutti assieme, con un vero piacere. Stefano Antoncecchi è il presidente del comitato di regata che si è chiusa proprio pochi istanti fa. Un bilancio di questa manifestazione che ha avuto anche i crismi dell'internazionalità con equipaggi austriaci e svizzeri. Sì, è stata una splendida manifestazione, parliamo innanzitutto dal punto di vista tecnico, è una regata riuscita benissimo con varie condizioni meteo, da vento forte ieri con oltre 1,5 metri di onda che ha messo in difficoltà parecchi equipaggi, e oggi invece con venti variabili difficili da interpretare e quindi con qualche difficoltà prettamente tecnica e quindi insomma alla fine possiamo dire di aver avuto un ventaglio di condizioni che ha permesso ai migliori di esprimersi totalmente. Per quello che riguarda la manifestazione, questo tipo di classe ha un pregio per me fondamentale, che unisce tutti, sia i normodotati che i portatori di handicap, ed è stato splendido veder regatare ad armi pari sia i normodotati che i portatori di handicap. Una battaglia, diciamo, ovviamente dal punto di vista sportivo perfetta, ma veramente agguerrita fino agli ultimi metri prima dell'arrivo. Devo dire che è stata un'esperienza anche personale, umana e veramente interessante. Ovvio che faccio anche i complimenti a Liberi nel Vento, che sono un gruppo di ragazzi che lavorano in maniera splendida e danno contributi psicologici, economici, di entusiasmo a tante altre associazioni. Insieme ad Antoncecchi, gli altri componenti del comitato erano Paolo Salatino, Eugenio Fanini, Lorenzo Viandante e Gianluca Palma Francesco. La vittoria finale è andata al campione paralimpico Antonio Squizzato della Canottieri Garda Salò, davanti all'atleta di casa Giancarlo Mariani e a Davide Di Maria, anche lui della Canottieri Garda. A seguire Domenico Ciavatta e Mario Gambarini Lombardi della Mandello dell'Ario. Prima donna, all'ottavo posto, Elena Polo D'Ambrosio della Lega Navale Milano. Antonio Squizzato, Canottieri Garda Salò, hai fatto praticamente man bassa, no, dei trofei. Sì, anche mi sono divertito molto, anche un pizzico di fortuna probabilmente ha aiutato. Condizioni diverse, quindi insomma ci sono state delle belle battaglie. Una bella flotta, oltre 30 barche, merito anche della,
logistica, della location, dell'ospitalità di Liberi nel Vento, dell'organizzazione. Il vento non ci è mancato, non si è fatto attendere, abbiamo fatto delle regate ieri con vento molto forte, oggi era debole, variabile, regate tecnicamente difficili, battaglia anche con l'atleta Giancarlo, l'atleta di casa. Bello, mi sono divertito, posto bello, sole, vento, bene, e poi ci siamo anche trovati bene, insomma, grande, grande regione, siamo stati bene. Luca Savoiardi, con la Liberi nel Vento si va sempre sul sicuro, coniamo questo slogan. Esatto, questo è un grande slogan. Io ricordo tanti anni fa quando Daniele venne da me, mi disse l'idea che aveva, e onestamente era un'idea utopica, ma come è stato detto durante la cerimonia delle premiazioni, Mattonella dopo Mattonella ha creato veramente una grande associazione dilettantistica dedita alla vera paralimpica, che naturalmente tramite il lavoro di tutti questi anni costante e continuo ha conquistato la fiducia sia del mondo sportivo, io direi tutto, olimpico e paralimpico, ma soprattutto anche della realtà territoriale locale, quindi questa è una grande dimostrazione che se uno vuole può, al di là della disabilità o no, se uno vuole può veramente realizzare cose grandi. Simon Conti, da pochi mesi, da poche settimane anzi, è il presidente della decima zona della Federazione Italiana Vela. Liberi nel Vento è una bella realtà del vostro comprensorio. È una realtà importantissima di questo comitato regionale, è l'associazione principe per quanto riguarda la vela nell'ambito paralimpico, e con loro sono partite tutta una serie di attività che prima in zona non esistevano tecnicamente, per cui per noi è una struttura fondamentale per promuovere non solo la vela classica che tutti conosciamo, ma anche per coloro che si approcciano allo sport partendo da una situazione, per coloro che hanno avuto delle difficoltà dal punto di vista motorio o quant'altro. L'affidabilità organizzativa della Liberi nel Vento di Porto San Giorgio è ormai certificata da decine e decine di manifestazioni anche a livello internazionale. Un sodalizio tra l'altro capace nel tempo di costruire con sagacia tutta una serie di rapporti preziosissimi per allestimenti così complessi. Marcello Luciani, presidente Anmil Fermo e Marche, qui in duplice veste, no? Anche come socio della Liberi nel Vento. Sì, è una duplice veste, ma in questo momento sono più socio della Liberi nel Vento, diciamo. Però rappresento anche tutti gli associati Anmil, cioè tutti gli infortunati sul lavoro. Una manifestazione bella, importante questa, ma è tutta l'attività della Liberi nel Vento che veramente merita di essere rimarcata e sottolineata anche per le grandi valenze che ha. È una manifestazione fantastica. Quest'anno sono coincisi due eventi importanti, che è stato prima il campionato italiano ANSA 303 e poi la tappa del campionato italiano del 2.4. In mezzo abbiamo avuto una manifestazione importantissima che era l'Open Day Vela Paralimpica, in cui abbiamo avuto il piacere di avere circa 20 infortunati sul lavoro che si sono cimentati per la prima volta con un'imbarcazione. Nel caso specifico abbiamo utilizzato le ANSA 303. Luciano Pazzi e Andrea Steca, Protezione Civile di Porto San Giorgio, voi siete sempre al fianco della Liberi nel Vento, sì. Sempre e comunque. Sì, in effetti c'è un protocollo d'intesa tra il Dipartimento Nazionale e il Comitato Paralimpico per quello che riguarda questo tipo di regate, e quindi abbiamo la fortuna nelle Marche di avere questa struttura appunto a Porto San Giorgio per il salvataggio in mare, e mettiamo a disposizione degli amici dei Liberi nel Vento nel nostro equipaggio sanitario. Infatti a bordo abbiamo tutto quello che c'è in un'ambulanza di prima emergenza, e in questa occasione particolare, in queste occasioni nelle loro regate, abbiamo un medico e due sanitari professionali che diciamo assistono, come abbiamo purtroppo potuto vedere, diciamo qualche regatante che ha qualche problema.
Il problema legato soprattutto credo alle temperature. Sì, al calore, un po' ecco, diciamo, rimanere in acqua per 3 o 4 ore sotto al sole, poi magari in assenza di vento diventa ancora più problematico. Comunque possiamo dire che le regate, no, chiediamo anche ad Andrea, si svolgono in piena sicurezza. Ah, sì, certamente, è sicuro. Senza la sicurezza non facciamo niente. Siamo, diciamo, al top della sicurezza. C'è di tutto, dottori, infermieri, gente professionale. Siamo molto sicuri noi, sì. Marzia Marchioni era responsabile per le lottery di questo progetto che ormai da tempo avete con la Liberi nel Vento. In cosa consiste? Questa è l'eredità che abbiamo, il testimone passato da Francesco Raccamadoro Ramelli, la vicinanza, questa associazione di persone si concretizza, consiste nel supporto economico, che è una cosa utile e necessaria per poter organizzare regate come quella odierna, e ancor più da qualche anno a questa parte nel supporto umanitario che diventa partecipazione concreta. Ossia, mi esprimo meglio in altri termini, da qualche anno ho collaborato, chiamato e coinvolto i ragazzi del Rotaract, siamo usciti con le stesse barche che utilizzano i soggetti abili ma non abili, diversamente abili, i 2.4, uscire con loro, aiutarli nelle piccole cose necessarie, materialmente, fisicamente, e qui subentra l'insegnamento di vita per noi. Quindi dare la possibilità a queste persone che hanno delle capacità fisiche diverse dalle nostre di poter essere liberi nel vento, di poter timonare una barca a vela e sentirsi pienamente normodotati. Nilo Colletti è il presidente del Rotary. Obiettivi, mission, ora si dice, tra Liberi nel Vento e Rotary sono veramente molto simili, no? Direi quasi che combaciano. È una cosa che noi facciamo molto volentieri da diversi anni, appunto sull'eredità lasciataci da Francesco Raccamadoro, che noi sentiamo essere un'eredità molto impegnativa ma molto, molto importante. Svolgiamo con orgoglio questa opera di sostegno, perché se è vero che il Rotary dà all'associazione, ma in realtà noi anche come persone e come club riceviamo molto di più da parte loro. Non sono mancate alle premiazioni anche le autorità istituzionali, come l'assessore allo sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini, il presidente del Consiglio Comunale di Porto San Giorgio Giuseppe Catalini ed il comandante della Capitaneria di Porto Simona Gentili. Una menzione particolare invece per Lars Benson, amministratore dell'azienda danese Guldman, che produce gruette per lo spostamento di persone con disabilità, da anni sostenitrice di questo tipo di competizioni. Lars Benson, danese, uno degli sponsor, ma soprattutto di questa classe, no? Della 2.4. Sì, perché noi siamo un'azienda danese che sviluppa e vende prodotti per disabili, per ospedali, per case di riposo, per gente che hanno problemi motori. E in quel senso, per quel motivo lì abbiamo anche sviluppato un tipo di gru, un sollevatore per i porti, come abbiamo regalato qua a Porto San Giorgio, per spostare un persona dal molo nella barca. E poi siamo stati sponsor per le classi, ma anche per Federazione Italiana Vela, per 8 anni adesso. E con il marchio Guldman? Con il marchio Guldman Cup, perché abbiamo chiamato Guldman Cup, perché io sono velista e anche il socio in Danimarca sono velisti. E così abbiamo interesse per la Mara. E soprattutto per questa classe 2.4? Sì, naturalmente, perché era una classe paraolimpici, adesso non è questa, ma è ancora per disabile, è un misto di disabile e non disabile. E chiaramente è quella classe che abbiamo scelto noi. Gli sponsor sono numerosi e molti di loro anche fidalizzati, ma la manifestazione di domenica si è caratterizzata anche per un altro importante aspetto. L'ITT Montani di Fermo ha colto l'occasione per consegnare una sorta di diploma honoris causa, l'Ape d'Oro. Il personaggio che viene scelto, capitano d'azienda, imprenditore, industriale, artigiano, dirigente, uomo di cultura, personaggio di rilievo in genere, si è distinto nel settore tecnico, tecnologico e ha collaborato, incentivato e sostenuto l'ITT Montani nella ricerca, nell'innovazione, nello sviluppo. Il riconoscimento quest'anno è andato all'ingegnere Alfredo Propersi della società Edison, che ha donato alla scuola il simulatore navale, consentendo l'attivazione della specializzazione di conduzione del mezzo navale.
Daniele Malavolta, commenti quasi unanimemente positivi per questa manifestazione, questa 2.4, che è un'imbarcazione particolare che abbiamo visto e sentito, unisce diversamente abili e normodotati. Sì, una barca particolare, è nata 35 anni fa, forse il primo sport dove persone con disabilità e normodotati regatano insieme alla Bari senza differenze di classifiche. Siamo giunti a questa 14ª edizione del Trofeo Rotary Club di Fermo, Trofeo Sandro Ricci. Un grazie di cuore va al Rotary Club di Fermo e un grazie di cuore va anche all'ex presidente, la signora Scatasta e la signora Bonanni, che sono sempre molto vicini alla nostra realtà, insieme chiaramente al nuovo presidente Coletti. E soprattutto il Montani di Fermo, qui è rappresentato un Montani di Fermo con cui Libri nel Vento collabora, infatti i ragazzi del nautico vengono al mare, vengono qui alla base nautica per essere Libri nel Vento e imparare l'arte della vela. Stefania Scatasta, allora possiamo dire, come accennavamo in precedenza, che si uniscono due istituzioni, la Libri nel Vento e l'ITT Montani, una partnership veramente particolare. Hanno ancoraggi comuni, riguardano appunto quei valori autentici della formazione e dello stare insieme. Lo abbiamo più volte detto con Daniele quando abbiamo pensato anche a questo momento, e il momento è il riconoscimento più importante che il Montani dà a chi si mette nella condizione di stare vicino, di leggere il progetto formativo e di renderlo autentico attraverso l'impegno. E quindi l'Ape d'Oro oggi verrà così consegnata con grande onore all'ingegnere Properzi, che è con noi e che con noi soprattutto ha condiviso in passato. Io ho preso da Margherita questo timone del Montani da quest'anno e quindi con lui abbiamo condiviso un progetto importante e quindi il riconoscimento importante del Montani. Che il Montani lascia sempre un'impronta, perché molte volte abbiamo sentito, insomma, io sono stato uno studente del Montani. Guardi, glielo posso dire personalmente, io sono al Montani dal 1 settembre 2020 e succede una cosa incredibile, quasi magica, nel senso che si sviluppa, vivendo all'interno di questa grande comunità, un senso di appartenenza che nasce proprio da una rete di intenti tra chi ha dato continuità al progetto formativo, che ha una tradizione importante, e chi lo prende in mano, diventa operativo e si proietta verso il progetto del futuro. Chiedo anche di presentare quindi gli altri ospiti, che comunque sono appunto transitati in diverse vesti al Montani. Sì, ecco, accanto a me Margherita Bonanni, la mia collega degli anni passati, oggi in pensione, è stata lei che ha dato veramente vita a questa progettualità dei trasporti logistiche, nello specifico della conduzione mezzo navale. Lei ci ha creduto molto, ha condiviso questo progetto con il territorio e con chi poteva renderlo operativo, e quindi a lei anche, e la sua presenza anche come ex presidente del Rotary, quindi insomma lo diciamo sempre. Passate il testimone in più occasioni, insomma, sia nel Rotary che nella dirigenza del Montani. Ecco. E quindi la sua presenza oggi dà veramente il senso della continuità, per cui mi sento di ringraziarla molto per il prezioso lavoro che ha svolto in istituto, per quello che ha fatto in istituto attraverso la sua operosità, e quindi pensiamo proprio di donare anche a lei un Ape d'Oro. Poi Libri nel Vento. Condivido come ha detto Daniele prima, questo progetto ormai da diversi anni. I ragazzi del Montani vengono e insomma, si è creato un certo sodalizio, è un'esperienza importante per noi. Vediamo veramente se il Montani lascia un'impronta. Quale impronta? Cosa lascia il Montani? Questa è una risposta bella e complicata da dare, perché il Montani ha lasciato una traccia inimmaginabile anche a me da presidente di questa associazione, perché sono talmente tanti gli ex allievi che hanno potuto, grazie alla formazione del Montani, fare le più belle carriere, che è inimmaginabile. E in questa tradizione si inserisce la Edison, l'ingegner Properzi, la sensibilità verso questa scuola, che è proprio quella di saper tenere strette le imprese al Montani.
Non è un caso il dono che ha fatto la Edison, il simulatore navale, perché? Perché sono le necessità di un'impresa che ha operato in mare, che opera in mare, che ha bisogno di gente formata a conoscere i problemi del mare, e da questa generosità poi è venuta fuori la più bella classe dirigente che abbiamo in Italia. E allora concludiamo proprio in bellezza con l'ingegner Pro Persi, che immagino che nella sua carriera di soddisfazioni ne avrà avute parecchie. Questa che sapore ha? Questo ha un sapore particolare, diciamo che ha un sapore intenso, perché a parte che sono onorato di riceverla, sono onorato soprattutto di riceverla da un istituto così prestigioso come il Montani, ma come dicevo ha un sapore particolare perché io non sono un ex studente del Montani e non conoscevo il Montani. E l'immagine che mi ero fatto del Montani era grazie ai ricordi di mio padre, che da ex studente mi raccontava di questo Montani che gli era entrato nel cuore. Quindi io mi ero creato un mio mondo, e devo ringraziare Margherita che nel 2014 con questo progetto mi ha permesso di entrare in questa realtà fantastica che è il Montani come istituto e come realtà scolastica. Ringrazio la mia società, il mio capo che è Pio Sarracco, che mi ha dato la possibilità di partecipare a questo progetto, e devo ringraziare un altro ex allievo del Montani che è un amico, il mio mentore, che è Flaviano Carlo Recchio, che mi ha accompagnato in questo percorso di progettualità condivisa che, voglio dire, da 2014 che sta andando avanti col simulatore, ma ultimamente abbiamo anche implementato quella che era l'offerta formativa con un modulo antinquinamento, dove in qualche modo speriamo che questa emergenza sanitaria ci permetta di condividere numerosi momenti. Vorremmo portare avanti con il nuovo dirigente scolastico, appunto Stefania Cascatasta, speriamo di andare avanti. Ecco, questi sono i miei ringraziamenti più vivi, perché è un momento importante, sia da un punto di vista professionale, ma per me è un momento importante da un punto di vista personale, umano, perché lo dedico a mio padre, ecco, voglio dire, che non è qui, ma mi fa molto piacere, questo momento è unico, e mi auguro che i ragazzi possano, grazie a questi progetti, a queste diciamo condivisioni di vita esperienziale che le società, gli imprenditori fanno, che ne acquisiscano e possano accrescere il loro bagaglio culturale per essere di nuovo imprenditori nel futuro, ecco. Quindi tutto questo per creare una ciclicità e un miglioramento della nostra vita sociale, per essere al servizio della società e della comunità. Penso che questa sia la missione che dobbiamo avere nei confronti del mondo e nei confronti dei ragazzi. Il clima, Daniele, è sempre quello di amicizia, di convivialità. Quest'anno c'è stato questo momento particolare in più con la consegna dell'Ape d'Oro, che arricchisce e impreziosisce la vostra manifestazione. Sì, è stata una bella idea quella di inserire questo evento così molto importante anche a livello istituzionale all'interno della manifestazione. È stato un bel momento, un bel momento anche perché poi la preside anche è una rotariana e il Rotary ci sostiene, quindi sì, è stata una bella conclusione, molto elegante, molto bella. Poi ragazzi, è la scuola e tutto comincia dalla scuola nella vita, e quindi la scuola è presente anche qui e speriamo nel nostro piccolo di fare cose positive insieme a loro. Istituzione e sponsor comunque ci sono sempre, no, al vostro fianco? Sì, fortunatamente sì, le cose che riusciamo a fare le possiamo fare grazie agli sponsor, a cui daremo sempre un grande grazie di cuore, un ringraziamento particolare a tutti. Le idee possono essere date, ma poi per concretizzarle bisogna avere la fortuna di avere dei partner e delle persone che credono e liberi nel vento. Chiudiamo con il vostro motto, buon vento. Sì, buon vento, per noi sono stati 13 giorni intensissimi, buon vento a tutti, e è bello essere liberi nel vento.